Sia lodato Gesù Cristo, pace e bene. Già ci avviciniamo alla Pasqua. Ed è un cammino che accompagna coloro che riceveranno il battesimo la notte di Pasqua, ma è un po' il rinnovo del nostro battesimo. Questi brani che leggiamo del Vangelo sono espressione di una comprensione del senso del battesimo. Qui il tema è quello dell'acqua e della luce. L'acqua è la luce. I battezzati vengono chiamati illuminati perché ricevono questa luce. È come il cieco di cui si parla oggi, che viene guarito da Gesù. Non ci vedeva, un cieco nato, e però acquista la luce. Ecco, cioè ci vede, ma non è solo la vista degli occhi, ma la vista anche del cuore, perché riesce a riconoscere Gesù come colui che è inviato da Dio, dal Padre, insomma. Questo è il senso profondo, cioè c'è qualcosa che ci fa aprire gli occhi e far vedere, perché noi abbiamo sì una luce che è la nostra razionalità, cioè la nostra ragione. Il secolo dei lumi, il Settecento, è il secolo in cui tutto veniva misurato con la ragione. Ma noi affermiamo invece che c'è una conoscenza che va oltre la ragione. Ed è non solo un'intelligenza del cuore, insomma, no? Ma è l'intelligenza che viene dall'alto. L'occhio di Dio non è l'occhio nostro. Ecco, come le vede il mondo, gli uomini, le cose, Dio non è secondo il nostro criterio, perché noi abbiamo stabilito che ci sono quelli che sanno e quelli che non sanno, quelli che hanno il potere del sapere, ma c'è qualcosa che va oltre questo. E il brano del libro del Samuele, in cui Samuele va alla ricerca di Davide. Ecco, si presenta al padre di Davide, che ha tanti figli, insomma, cioè lesse i suoi figli, insomma, diversi figli, e cerca colui che doveva ungere come profeta, come re, come profeta. Jesse gli presenta tutti i suoi figli, ma ne manca uno, il più piccolo, che si chiama Davide. Samuele dice: no, no, non sono questi quelli che io cerco, cerco un altro, perché era l'altro che, secondo la logica umana, gli altri fratelli erano quelli più quotati, ma secondo la logica di Dio è una scelta diversa. Cioè, è il senso che le cose, dal punto di vista di Dio, non sono come noi le vediamo. E difatti anche nel racconto di Vangelo di oggi, questo cieco è un poveraccio, insomma, cioè uno che non sa, è cieco. E di fronte ai saggi, lui è guarito, lo interrogano e lui ragiona secondo l'esperienza che lui ha vissuto. Io ho incontrato un uomo, non so, non lo conoscevo, il quale mi ha detto: vai a lavarti alla piscina di Siloe. Io ci sono andato e sono guarito, e ora ci vedo. E questi gli dicono: tu non capisci niente, perché la saggezza ce l'avevano loro, il potere del sapere ce l'avevano loro, lui invece non è nessuno. Invece lui è portatore di un fatto, di una realtà, di una verità. Lui aveva incontrato Gesù. Ecco, poi Gesù lo rincontra e gli dice: tu credi, ecco, nel figlio dell'uomo? E questo si prostra e dice: io ci credo. Ecco. Cioè, questa è la sua esperienza. Mentre quelli che avevano in mano il potere, cioè quelli che avevano in mano la conoscenza, insomma, non lo degnano, anzi, tu ci vuoi insegnare a noi, che siamo quelli che abbiamo in mano, siamo i discepoli di Mosè, e questo è noi. Quindi noi abbiamo la verità, tu non c'hai niente. Ma quell'uomo aveva l'esperienza, non ci vedeva e ora ci vede. Non solo ci vede fisicamente, ma ci vede perché è capace di riconoscere in colui che gli ha messo le mani sugli occhi,
gli ha detto vai a lavarti, riconosce che c'è l'inviato di Dio. E qui nasce la fede, ecco. La fede che è aperta a qualcosa di nuovo, a qualcosa sempre che può cambiare. Ecco, non è legata al possesso, perché è quasi una specie di chiusura che noi abbiamo di noi stessi. Ecco. E allora dice Paolo, ed è questa una pagina molto importante su quello che è il Vangelo e sulla nostra situazione di battezzati, dice Paolo: fratelli e sorelle, un tempo eravate tenebra, un tempo eravate tenebra nel buio, perché non avevate la fede. Ora siete luce nel Signore, ora siete luce, perché il battesimo vi ha fatto diventare luce, illuminati. Ed è questa luce che noi vogliamo accogliere da parte del Signore, perché è affidandoci, la fede è questo fidarsi di Dio, affidarsi a Dio che si è manifestato in Gesù di Nazareth. Perciò dice Paolo: comportatevi perciò come figli della luce, comportatevi come figli della luce. Il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Non è un ragionare, soltanto una specie di elucubrazioni, pensieri, ragionamenti, perché i nostri ragionamenti sono alla fine interessati, non esiste una razionalità allo stato puro. Noi ragioniamo secondo le appartenenze a cui noi siamo, insomma, cioè noi ragioniamo secondo gli interessi che difendiamo, o sono interessi propri, o sono interessi di classe, o sono interessi familiari. Cioè, molte volte non ragioniamo come pura ragione, ma ragioniamo a partire dalle appartenenze che noi abbiamo. Perciò la misura di quello che è la luce non è in rapporto ai ragionamenti, ma in rapporto alle opere. Perciò dice Paolo: il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Giustizia e verità sono cose concrete, sono i fatti quelli che contano, e che siano opere buone, che siano opere di giustizia, sono opere di verità. Cercate ciò che è gradito al Signore e non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre. Le tenebre sono sempre il segno del male, è un'immagine quella delle tenebre. Le luci sono il segno delle opere buone, delle opere dell'amore. Perché non capiamo a volte, perché questi farisei, scribi, che di fronte al cieco che era stato guarito non capiscono, perché non lo amano, non amano. E la mancanza di amore ci rende incapaci di comprendere la realtà, le cose, le persone. Cioè, è l'amore che ci fa conoscere. Lo riprenderà Giovanni poi nelle sue lettere: chi ama conosce Dio. Ecco, chi ama conosce Dio, è l'amore che ci fa conoscere, ma non solo l'amore ci fa conoscere Dio, ma ci fa conoscere anche gli altri, la vita, le situazioni. Perciò lui dice, ma piuttosto condannatele le tenebre apertamente, poiché di quanto viene fatto da costoro in segreto è vergognoso perfino parlarne. Tutte queste cose che vengono apertamente condannate sono rivelate dalla luce, perché tutto quello che si manifesta è luce. Per questo sta scritto: svegliati, o tu che dormi, destati dai morti e Cristo ti illuminerà. È il Signore che mette in evidenza e ci dà la capacità di saper discernere ciò che è luce e ciò che è tenebre, ciò che è bene e ciò che è male. È quello che il Signore ci dà. È quest'atto di fede, ecco, che si chiede, è questa pervicacia di non accettare assolutamente questa luce che viene dal Signore, per cui fino all'ultimo io sono venuto in questo mondo, dice Gesù, per giudicare,
perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi, perché quelli che hanno la presunzione di vedere, e questi sono quelli che fanno più male, perché a meno dice sono cieco, non ci vedono. Il desiderio c'è, ma se uno presume di vedere, ma non vede, cioè se uno presume di conoscere la realtà, ma non ama, non può assolutamente aprirsi alla verità. E vi auguro una bellissima domenica, purtroppo in questa situazione in cui viviamo, cerchiamo vivere questo nostro modo nelle nostre famiglie, nelle nostre case, avere dei momenti di preghiera anche comuni della famiglia, per questo, fare qualche lettura che ci aiuti ad approfondire la nostra spiritualità, la nostra vita, il nostro rapporto col Signore. Vi auguro in questo senso, dico bellissima, perché nonostante i mali di questo abbiamo forse più tempo per pensare, per riflettere su noi stessi. Buona domenica. Sia lodato Gesù Cristo, pace e bene.